Ciao e benvenuto nel nostro canale. Qui troverete le città da non perdere se volete visitare gli Stati Uniti d'America. In questo video scopriremo i 5 luoghi da non perdere a New York, la città che non dorme mai. New York si estende dalla baia del fiume Hudson, in parte sulla terraferma e in parte su isole nella baia di New York. Mostra ai suoi visitatori le mille sfaccettature che possiede, divisa in 5 distretti: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island, nasconde tesori inestimabili. Ma scopriamola meglio. Al quinto posto troviamo Quartiere dei Teatri di Broadway. Il Quartiere dei Teatri di Broadway è una zona di Midtown Manhattan nota in tutto il mondo per i suoi teatri e le sue produzioni teatrali. Ci sono oltre 40 teatri situati in questa zona che ospitano spettacoli di musical, commedie, drammi e altre forme di spettacolo dal vivo. Alcuni dei teatri più famosi includono il Majestic Theatre, il New Amsterdam Theatre, il Winter Garden Theatre e il Lyric Theatre. Broadway è noto per aver ospitato alcune delle produzioni teatrali più famose e di maggior successo nella storia del teatro, tra cui Il Fantasma dell'Opera, Cats, Chicago, Wicked e Hamilton. Se stai pianificando di assistere a uno spettacolo a Broadway, ti consiglio di acquistare i biglietti in anticipo, poiché i posti possono esaurirsi rapidamente e i prezzi possono aumentare in base alla popolarità dello spettacolo e alla stagione. Al quarto posto troviamo New York Philharmonic. Assistere a un concerto della New York Philharmonic è un'esperienza indimenticabile per gli amanti della musica classica e della cultura. Il David Geffen Hall, precedentemente noto come Avery Fisher Hall, è la sede principale della New York Philharmonic ed è situato all'interno del Lincoln Center for the Performing Arts, uno dei luoghi di spettacolo più importanti di New York. Durante la stagione musicale, la New York Philharmonic offre un'ampia gamma di concerti, tra cui serate di gala, spettacoli per famiglie e concerti tematici. È possibile acquistare i biglietti online o presso la biglietteria del David Geffen Hall. Se decidi di assistere a un concerto della New York Philharmonic, ti consiglio di vestirti in modo elegante e di arrivare in anticipo per goderti l'atmosfera e l'architettura del David Geffen Hall, che è stato progettato dall'architetto Max Abramovitz. In ogni caso, un concerto della New York Philharmonic è un'esperienza indimenticabile per chiunque apprezzi la bellezza della musica classica. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video sui migliori posti da visitare negli Stati Uniti d'America. Al terzo posto troviamo Ponte di Brooklyn. Passeggiare lungo il Ponte di Brooklyn di notte è un'esperienza indimenticabile che offre una vista panoramica spettacolare sulla città. Il Ponte di Brooklyn, che collega Manhattan e Brooklyn, è uno dei simboli più famosi di New York ed è stato costruito nel 1883. Durante la notte il ponte è illuminato e offre una vista mozzafiato sulla skyline di Manhattan con i suoi grattacieli e le luci delle strade e dei negozi. La passeggiata sul ponte di Brooklyn è lunga circa 3 km e può essere affollata durante le ore di punta. Ti consiglio di iniziare la passeggiata dal lato di Manhattan, vicino al City Hall Park, e di camminare verso Brooklyn. Dopo la passeggiata, ti consiglio di fare una breve visita al quartiere di Dumbo, Down Under the Manhattan Bridge Overpass, un quartiere alla moda di Brooklyn con una bellissima vista sulla skyline di Manhattan. Al secondo posto troviamo Jazz at Lincoln Center. Assistere a un concerto di jazz presso il Jazz at Lincoln Center è un'esperienza unica per gli amanti della musica jazz e dell'atmosfera notturna di New York. Il Jazz at Lincoln Center è un luogo di spettacolo rinomato in tutto il mondo, situato all'interno del Lincoln Center for the Performing Arts di Manhattan. È stato fondato dal musicista jazz Wynton Marsalis e durante la stagione musicale il Jazz at Lincoln Center offre una vasta gamma di concerti che includono serate di gala, jam session e concerti tematici. Il luogo è costituito da 3 sale principali, la Rose Theater, la Pill Room e la Dizzy's Club Coca-Cola, ognuna delle quali offre un'esperienza musicale unica. La Rose Theater ospita concerti orchestrali e spettacoli di jazz di fama internazionale,
mentre l'Apple Room offre spettacoli di jazz in un ambiente intimo e con vista sulla città. Dizzy's Club Coca-Cola, invece, è un locale informale che offre spettacoli di jazz dal vivo, cocktail e cibo. Al primo posto troviamo Rooftop Bar. Visitare un rooftop bar è un'esperienza unica che ti consiglio di provare durante la tua visita a New York. Ci sono molti bar all'aperto situati sulla cima di grattacieli in diverse parti della città che offrono una vista spettacolare sulla skyline di New York e sui suoi monumenti più famosi, come l'Empire State Building e la Statua della Libertà. Tra i rooftop bar più famosi di New York c'è il Top of the Rock, situato sulla cima del Rockefeller Center, che offre una vista panoramica a 360 gradi sulla città. Anche il 230 Fifth Rooftop Bar è molto popolare, situato nella zona di Flatiron, con una vista spettacolare sull'Empire State Building. Oltre alla vista panoramica, molti rooftop bar offrono anche una vasta selezione di cocktail e cibo, rendendo l'esperienza ancora più piacevole. Tieni presente che molti rooftop bar richiedono una prenotazione, soprattutto durante le ore di punta, quindi ti consiglio di verificare le informazioni sul sito web del bar o di chiamare in anticipo per prenotare un tavolo. Quale di questi posti ti piacerebbe visitare per primo? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.